Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati finalmente su Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Me l'avete chiesto a gran voce e finalmente oggi ci risiamo. Andremo a vedere insieme tutti i personaggi più potenti del gioco. Ragazzi, nel precedente video vi avevo chiesto 7000 like e abbiamo raggiunto quasi gli 11000 mi piace. Vuol dire che volete la serie sul gioco. Andremo infatti a ripercorrere l'impossibile. C'è tutto Dragon Ball Z, ma anche Dragon Ball GT e poi Dragon Ball Super. Ragazzi, qua in Dragon Ball Super abbiamo davvero tante belle saghe, tante cose che possiamo vivere effettivamente insieme. E guardate, c'è la saga di Bills, quella lì poi di Freezer e così via. Prima di iniziare vi annuncio un'altra piccola cosuccia. Vedete, queste altre modalità nascondono dei personaggi segreti, come ad esempio Demigra, direttamente da Dragon Ball Xenoverse. Io ve l'ho detto, quindi se volete vedere gli altri scontri con questi personaggi segreti, pollice in su, adesso. È giunto però il momento di fare sul serio, ragazzi. Eccoli qui tutti i personaggi presenti nel gioco. Diciamo che di per sé potete già notare tramite le facce quelli che sono i personaggi. Abbiamo quelli del primo Dragon Ball, quindi proprio quelle della prima serie, Tao Pai Pai. Poi vabbè, il generale blu come al solito, Devilman. C'è alcuni che scommetto non tutti riconoscerete. Poi abbiamo addirittura Raleigh, che nemmeno fa parte di Dragon Ball. Questi qua però, ragazzi, alla fin fine sono personaggi che voi già conoscete perché facevano parte di per sé di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Ma noi, ragazzi miei, siamo nel 4, una mod del 3, e quindi sono stati aggiunti dei personaggi proprio come Freezer nella sua forma dorata. Magari lo andremo a vedere di sicuro insieme, perché sono curioso di vedere se è più potente rispetto al solito, non lo so. Tra i tanti personaggi, quindi vabbè, qui abbiamo i Saiyan, i vari umani, finalmente ci ritroviamo i personaggi di Dragon Ball Super. Ragazzi, aprite bene gli occhi, abbiamo Goku Super Saiyan God, abbiamo Bills, il dio della distruzione, Kyabe, chiamato anche Kabba, o almeno io lo chiamo così, It, l'assassino dell'universo alternativo appunto che abbiamo visto in Super, poi Zamas Fusion, non vi dico null'altro per non fare spoiler, e poi Black Goku nella sua versione anche Super Saiyan Rosé. Poi dovrebbero esserci anche altri personaggi, però qualcuno l'abbiamo già visto in precedenza. Ragazzi miei, abbiamo anche Vegeta, che può trasformarsi in una trasformazione vista in Super. Però non ve lo mostro adesso, ve lo mostrerò nei prossimi minuti. Ora come ora, direi magari di affrontare tramite Goku Super Saiyan God quello che è il vero maestro di Goku, il primo maestro, perché è vero che poi è stato allenato da Whis, però ragazzi, il primo maestro non si scorda mai. Sto parlando chiaramente del maestro Muten, chiamato anche in italiano genio della tartaruga. Questa, ragazzi, è stata una delle trasformazioni che mi piaceva di più in assoluto in Budokai Tenkaichi 3, perché ragazzi, finalmente si dava giustizia al potere appunto del maestro. Direi di andare a combattere magari in un luogo per lui familiare, quindi alla Kame House. Però dopo, ragazzi, cambieremo anche gli scenari. E guardate quanto è figo sto Gohan che toglie le spade. Quando vedo quelle scene di caricamento, ragazzi, credo che l'abbiate notato, mi gaso un botto, perché mi ricordo di quando ero bambino, di quando scroccavo la PlayStation da mio zio. E ragazzi, mi divertivo un botto, ci ho speso proprio gli anni su sto gioco. O meglio, sul 3, questo è il 4, però vi ricordo che è pur sempre una mod. Oh! Ma che è lui? Subito di cattiveria! Oh mio caro maestro, ci hai provato! E io vado subito di combo cattivissime. Ma è così, ragazzi, noi gli dobbiamo dare tregua. Aia! Aia, via! Mi sta picchiando malamente. Inoltre, ho fatto anche una cosa molto figa. Notate, sto ricaricando l'aura e non notate, almeno spero, non so, i pixel e tutta quella roba lì che facevano vedere l'immagine un po' sgranata. Questo perché ho cambiato delle impostazioni dell'emulatore e di conseguenza non dovrei avere troppi problemi. Così la resa grafica è migliore. E ringrazio chiaramente a tutti i miei fan che mi hanno permesso, ecco, di migliorare la grafica, che mi hanno dato dei consigli. Quindi vediamo un po'. Bam! Ma è così, lo buttiamo via. E ora, ragazzi, si va finalmente con una super Kamehameha, la mossa che ci ha insegnato proprio lui. Notate purtroppo che è già in grandissima difficoltà. Mi dispiace un botto, aia. Però adesso ci sta picchiando. Parati, Goku. Non so perché lui stia scendendo. Ed è arrivato il momento di attaccare. Vai, colpo del meteorite. Non gli ho fatto nulla. Aia, la situazione si sta aggravando. Mi devo ricaricare l'aura. Aia, aia, via, teletrasporti vari. Perché non mi fa fare la mossa? Io, ragazzi, come al solito ve lo ripeto, non ci gioco da troppo tempo e di conseguenza sono un po' scarso. Allora, colpo del meteorite. E si è parato, non ci credo. Allora mi ricarico tutta l'aura, almeno il possibile, dai. Ma te ne vai, genio.
E vai così, boom. Noi nel frattempo ci ricarichiamo. Purtroppo, raga, non riesco a ricaricarmi come vorrei. Per fortuna non ci fa molti danni, perché è chiaro, un umano non potrà mai battere un Super Saiyan God. Credo voi sarete d'accordo. Allora, volevo provare il colpo del meteorite. Ce l'ho fatta finalmente e credo che inevitabilmente il maestro verrà sconfitto. Ed è una cosa che mi dispiace un botto. Ragazzi, la vita è già scesa tutta. Abbiamo superato il nostro maestro. E ragazzi, ormai per Goku non ci sono rivali, almeno tra gli umani. Ritorniamo quindi alla selezione del personaggio. Io spero che mano a mano, salendo e scendendo, abbiate notato tutti i personaggi. Chiaramente se vado a cliccare su ognuno di loro ci sono anche le varie trasformazioni, però di base sono tutti qua. Tra l'altro mi pare che Goten GT non ci fosse nel gioco. Non ne sono sicuro però, scrivetemelo voi nei commenti, perché potrebbe essere che già c'era. Ora ragazzi andremo a scegliere Kyabe, chiamato anche Kabba solitamente nelle traduzioni. Poi vedremo in Dragon Ball Super, quando verrà tradotto in italiano, quale sarà il nome che gli verrà dato. Andiamo chiaramente a sfidare Vegeta. Andiamo a scegliere la sua versione Super Saiyan Blue. Ragazzi, per chi non lo sapesse, io ho già mostrato Super Saiyan Blue Vegeta in un altro scontro ed eravamo praticamente a sfidare Goku. Vi ricordo infatti che ho già fatto un primissimo video di Budokai Tenkaichi 4. Se non l'avete visto, come al solito, lo trovate nei commenti. Ed eccoci qua che ci ritroviamo con Kabba a combattere con Vegeta Super Saiyan God. Guardate come è fatto bene! O meglio, Super Saiyan God Super Saiyan, direttamente sull'obelisco di Balzar, che poi il nome in inglese è diverso, è tipo... cioè la traduzione dovrebbe essere diversa, tipo l'altare di Dio. Poi ragazzi gli danno sempre nomi tutti strani e alcuni nemmeno me li ricordo più di tanto. Io a questo punto direi di pararci un attimino, perché ci vuole picchiare malamente e inevitabilmente ci sta riuscendo. Dai che ci riprendiamo. E ora tocca a noi. Andiamo ad utilizzare subito il Kalik-O, che dovrebbe essere una sorta di cannone Galik. È strano però che lo fa. Via via! Ma è che mi sono spostato giusto in tempo. Notate che già ho acquistato un po' di manualità, perché in questi giorni ci ho giocato un po', perché ragazzi, non so, ci gioco e mi sento felice, mi diverto. Ed è anche questo il bello, no? Di ritornare un po' bambini. Allora, proviamo anche con la combinazione de disparo, che non so cosa diavolo sia perché non mi ricordo il nome in italiano. Ultimamente lo sto giocando solo in spagnolo, perché ragazzi, vi dico una cosa, se metto la lingua italiana... Kyabba, o meglio Kabba, Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta, Goku, non ci sono più, scompaiono. Quindi inevitabilmente mi devo tenere la lingua spagnola. Vabbè, dobbiamo accontentarci. Allora, è arrivato il momento di fare un ultimo cannone Galik. Non lo becchiamo, però è arrivato anche il momento di trasformarci nel Super Saiyan. Io ragazzi direi che queste mode nel complesso sono state fatte molto molto bene. Cioè sono molto soddisfatto. E vi dico anche un'altra cosa che di sicuro state aspettando. Nei prossimi giorni iniziamo magari diverse cose fighe su Dragon Ball... anzi, su... come cavolo si chiama? GTA 5 con le mod di Dragon Ball. Ve l'avevo promesso, quindi di conseguenza arriveranno. E arriveranno tanti bei personaggi che non vi aspettate. Magari chi lo sa, Vegeta. O magari anche i personaggi di Dragon Ball Super. Perché ragazzi miei, ho contattato diversi modder. Stiamo adesso lavorando insieme per darvi davvero tanta roba divertente. Vedrete, vedrete, non vi aggiungo altro però. Provo ad avvicinarmi, dov'è lui? È là, è là, è là. Ai, ai, mi fa male, no, mi ha sconfitto. Ragazzi, è uno scontro davvero tosto. Poi sono troppo abituato con i comandi di Xenoverse 2, quindi questo è quello che succede. Se notate non riesco quasi a scalfirlo, ma ora ci tocca finalmente. Si va, finalmente riusciamo a colpirlo. Vediamo la mossa che gli fa. È quella quando praticamente Kabba si arrabbia. Anche se la mossa di per sé di chi è questa, di base? Non me lo ricordo, ragazzi. Dovete assolutamente scrivermelo voi nei commenti. Oh, mamma mia, spostati! Kabba, via! Giusto in tempo, ragazzi, sono riuscito. Anche se, ragazzi, lui è tosto, è davvero molto tosto. E si sposta di continuo. Io, ragazzi, credo che sia un nemico quasi impossibile da sconfiggere. Perché ricordiamoci pur sempre che lui è un Super Saiyan God, Super Saiyan, mentre invece noi dei normali Saiyan. Non ce lo dimentichiamo questo. Quindi, ragazzi, si va. Ci avviciniamo un po' e proviamo a colpire di nuovo. Lo potenziamo e lo becco? No, perché si para. Ma porca miseriaccia, guarda che io ti devasto sul serio. Ancora con un altro cannone Galik. Dai, che ci rivado verso di lui. Lo devastiamo e forse, ragazzi, riesco a sconfiggerlo. Credo di sì. Gli ultimi colpi e credo che con quest'ultima onda di energia riesco a devastarlo.
Ragazzi, ce l'ho fatta due volte la Suprema che è andata a segno e quindi è già una grandissima soddisfazione. Guardate ragazzi, abbiamo distrutto praticamente tutto lo scenario di gioco. Io ragazzi non so che altro aggiungere se non il fatto che nei prossimi video andremo a provare gli altri personaggi di Dragon Ball Super. Iscrivetevi assolutamente al mio canale per non perdervi i prossimi video di Budokai Tenkaichi 4 cliccando proprio qui dove sto indicando adesso e guardate altri video di Dragon Ball cliccando sulle due miniature che vedete a destra e sinistra. Quindi ragazzi, grazie e alla prossima. Ciao!